Salve a tutti! Oggi vediamo come realizzare una card per la festa della mamma. Ecco la card chiusa e questa invece è la card aperta. Come vedete, il cuore rimane nella parte centrale. Ed è un cuore anche tridimensionale perché è realizzato con due strati di gomma crepla. Con la fustella cuore della coppia creativa ho tagliato due cuori, bianco e rosso, che ho poi sovrapposto. Quindi andremo ad utilizzare la fustella della coppia creativa e anche questa seconda fustella e poi la fustella con la scritta cara mamma. Utilizzeremo ancora il Versamark, la colla, un pezzettino di cartoncino largo quanto la scritta cara mamma, in questo caso è alta circa 3,5 cm, una matita, una polvere da embossing stampendosi, ho scelto il colore Real Red. È un pezzo di cartoncino che misura 15,5 x 24 cm. Ci servirà ancora una forbice, una taglierina e un bulino, oppure potete anche utilizzare una pieghetta o stecca d'osso per fare due pieghe al cartoncino bianco. E iniziamo proprio prendendo il cartoncino bianco e facendo due pieghe. A 6 cm giriamo il foglio e facciamo un'altra piega a 6 cm. Dopo marchiamo le due pieghe. Prendiamo la fustella del cuore, la centriamo e con la matita segniamo il contorno esterno. Tagliamo utilizzando la forbice, non la Big Shot. Incolliamo le due fustellate in gomma crepla e le applichiamo in questo modo. Usiamo il cartoncino embossato con la polvere da embossing e andiamo a fustellarlo con la scritta cara mamma. A questo punto non ci resta che applicare la scritta cara mamma e tagliare la M in due in modo da poter aprire poi la card. Ecco pronto il mio biglietto per la festa della mamma. Tantissimi auguri a tutte le mamme e soprattutto alla mia che adoro. Ti voglio bene, mamma! A presto! Ciao ciao!